Allora, sconfittando che si colleghi in live di YouTube se la connessione tiene, e potrebbe anche non tenere perché l'esperienza insegna che ultimamente è molto ballerina. Per cui, intanto che aspettiamo che si collega, faccio il video ufficiale, dato che ho avuto la fortuna di avere Mirella Santamato in contemporanea mentre faccio la doratura della scultura che è sua per legge divina. E approfittando, come dicevo ieri nel piccolo live, facendo la doratura di questa scultura, parleremo dell'iniziativa di aggregare più gente possibile, e di Ravenna e anche di tutta Italia, dal macello al gioiello, con l'intento di creare un consenso cittadino che ci conceda da parte delle autorità l'uso gratuito dell'ex macello per farlo diventare il monumento alla pace della Davida. E durante il lavoro racconterò come si può sviluppare tutto lo spazio che c'è negli edifici dentro affinché questo monumento dedicato alla pace possa esprimere la sua vita, cosa che generalmente i monumenti non fanno. Una volta fatti, rimangono a disposizione di alcune fotografie, sempre dei piccioni che ci vanno, ma è una cosa che non ha una vita propria. Invece il monumento dedicato alla pace sarà un inizio di conoscenza, dove ci saranno molte persone che verranno chiamate a parlare di quella che è il tema, lo scopo della loro vita, come Mirella Santamato, una persona su tutte quelle che ho conosciuto che è molto cosciente sulla realtà interiore e sui meccanismi della vita. Tanto è vero che secondo me lei è una persona vincente nella vita, altro che handicap, è veramente una roba interiore che tutti quanti noi ci portiamo dietro fin dalla nascita. Da millenni. Per cui qua vedo che ancora la cosa più rulla male. Intanto preparo il materiale che mi serve per la doratura, che siccome ho detto che sarà, mi ha portato un libro da leggere, secondo La trappola invisibile, che già il titolo è un programma, perché è già molto consapevole, perché la natura delle trappole è di non vederle, se no mica ce ne sti dentro, no? Per cui sono convinto che leggerlo sarà edificante per capire bene certi meccanismi. Quindi grazie anche per questo invito. Grazie. Adesso andate qua, ce l'ho pure che si sporchi. Allora, questa è la colla che serve, si chiama Missione per doratura d'acqua. È una invenzione abbastanza recente, almeno sono 20 anni che esiste. Quindi i doratori, è stata una manna che abbiano scoperto questa cosa qui, perché prima la tecnica della doratura mordente era più complessa, più forte di questa, ma è forte anche questa qui, però questa qui è più rapida. Allora, si prende la missione per la doratura, che generalmente è bianca, è un color vinavillo. Io in questo caso l'ho tinta leggermente di rosa con un piccolo quantitativo di acrilico, proprio una puntina, come non è che ce ne vuole tanta, gliel'ho data rosa perché così la vedo meglio quando si stende. E quando si stende, una volta che lei diventa trasparente e la si tocca con il dito, dopo gliela facciamo sperimentare, sì, a lei. Sono molto emozionata da questa cosa. Avrà una appiccicosità ideale, che è la, diciamo, l'appiccicosità che permetterà alla foglia d'oro, che è questa, ecco, questa qui è una foglia, un pezzo di una foglia d'oro, similoro, però è la stessa lucentezza dell'oro, anche più calda, che mettiamo sulla scultura. Quando sarà pronta la missione.
nome la missione. No, ma è una missione. The mission. The mission possible. Allora, qua ancora. Allora, io ho pensato di dare la rottura nelle parti ocra, così, lasciandogli in piede, qui, qua nel viso. Poi nella palla bisogna vedere che reazione fa questa colletta, perché potrebbe essere, perché è quasi come vetro, no? Potrebbe essere che fa un po' di repellenza. Nel caso si facesse quella cosa lì che non mi permette di mettere la dorotura anche nella sfera. Devi fare solo dei puntini, sì, posso provare a fare anche. Appunto, quando si asciuga, che rimanga attaccata bene, se si fa la mano non si stacca, non succede nulla. No, però volevo provare a mettere anche dei puntini di fosforescente. Ah, bello. Per dare quel tocco di magia. Che di notte proprio davvero. Ok, allora, pennello. Pennello qua, lì la trasmissione sta per iniziare, ma siccome io sono puntuale, noi cominciamo. Non lo iniziamo. Per... Il maestro al lavoro. Attenzione. Sono momenti emozionanti. Reazione è sempre emozionante. Questa è una... diciamo un completamento della creazione, sì. Che è nata per te e si conclude. Infatti mi ha aspettato. Si conclude con te, si compie. Si compie l'opera finita. È arrivata? Sì. No, ancora no, ma perché fare dei problemi. No, mi è arrivato un messaggio di un tuo amico. E allora è carino che questa cosa che la vita ci sta facendo vivere come sorpresa, inimmaginabile per me, che lo è per te, che venga a fare questo gioco di incontro, di conoscenza tra di noi. Io sono convinto che sia proprio la cosa che ha a che fare col destino. Sì. Sicuro, anche perché si dice che appunto arriva quando si è pronti, non prima e non dopo. Cioè, il problema è che noi invece abbiamo delle forme mentali talmente radicate che dobbiamo vederla solo in quel modo, che debba avvenire solo in quel momento, perché siamo, cioè, esempio, una delle trappole è che ti devi sposare ai tuoi 30 anni. Quella è una trappola, come se ci fosse metà per l'amore o per la condivisione delle cose. Per cui sono tutte dei meccanismi che ti fanno sentire sbagliato, che ti creano ansia, che ti creano delusione, addirittura creano anche proprio delle disperazioni tali che spesso la gente può anche, insomma, ricorrere a farmaci, eccetera, per riuscire a togliere quell'ansia di quella trappola. Era solo una trappola. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? L'hanno detto tanto tempo fa, ce l'hanno martellato in testa e noi adesso crediamo che siano nostri pensieri. Non sono nostri pensieri, sono pensieri derivati. Di nostro abbiamo ben poco nella testa, solo chi è originale, no? chi riesce ad avere idee diverse può dirsi sono le mie idee, che se no stiamo semplicemente rifacendo le cose che ci hanno segnato. Suggeri selfie, amo messaggeri amore.